Ciao, sono Laura. Benvenuti sul mio canale. Questa ricetta è dedicata alle donne in menopausa o che vogliono dimagrire. Facciamo assieme questi meravigliosi biscotti dalle forme bellissime, molto semplici, pochi ingredienti e soprattutto poco calorici, perfetti per chi non vuole ingrassare. Sono russi e vengono fatti all'inizio della primavera, con forme celtiche. Ma se vogliamo possiamo essere creative e inventarci noi nuove decorazioni. Sono veramente buoni e particolari, poco dolci, ed io li ho apprezzati come snack per spezzare la fame a metà mattinata. Grazie per aver scelto questo video e se volete sostenermi mettete tanti like e iscrivetevi al mio canale. Iniziamo! Aggiungiamo 150 ml di acqua tiepida, poco per volta, e questo per ora sarà l'ultimo ingrediente. La farina di segale è particolare perché ha meno calorie rispetto a quella di grano. E se vuoi saperne di più, vai al mio blog, alla scheda dedicata. Dopo aver unito tutta l'acqua, lavoriamo con le mani e se l'impasto dovesse risultare troppo duro, aggiungiamo qualche altro cucchiaio di acqua. Questo perché ogni farina assorbe in maniera diversa i liquidi. Dopo aver ottenuto un impasto omogeneo, lasciamo riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti. Disegniamo dei cerchi sopra della carta da forno e poi capovolgiamo il foglio. Prendiamo un pezzo di impasto e allunghiamolo. Se l'impasto dovesse seccarsi, inumidiamo le nostre mani e continuiamo a lavorare sino a formare un tubicino sottile e lungo. Tagliamo a metà e continuiamo ad allungare. Abbiamo formato dei tubicini spessi circa 7 mm. Arrotoliamoli a cerchio sulla carta da forno dove avevamo disegnato i rotondi e formiamo i ghirigori. Per attaccare i vari pezzi, bagniamoci leggermente le mani. Potrebbe essere divertente fare questi biscotti di primavera assieme ai nipotini e inventare assieme nuove forme. Spennelliamo con pochissimo olio di lino, che fa tanto bene al nostro cuore e per tante altre cose della nostra salute. Se vuoi scoprire di più, vai al mio blog www.cuocaaltuodomicilio.com. Cuociamo in forno statico a 160 gradi per 15-18 minuti. Belli questi biscotti di primavera da mangiare prima di tutto con gli occhi. A presto!